Allora, innanzitutto noi abbiamo preparato un documento scritto perché sintetizzare il documento che prepara questo, che ha preparato insomma, questo seminario, come per chi lo ha letto, insomma, non è facilissimo perché noi tentiamo di contestualizzare il fenomeno migranti all'interno di un tragitto storico che ha portato appunto fino all'accordo proprio fresco di ieri fra l'Unione Europea e questa feroce dittatura turca che tutti conosciamo. E quindi innanzitutto vorrei spendere due parole su come questo seminario si inserisce nell'attività generale della Rete dei Comunisti. La Rete dei Comunisti in questi anni ha messo al centro della sua attenzione all'analisi e la verifica di alcune grandi categorie interpretative della realtà, rileggendole appunto alla luce delle profonde modifiche economico-produttive, sociali, politiche e culturali determinatesi nell'arco del passato trentennio a livello globale. La centralità della contraddizione capitale-lavoro nella nuova dimensione produttiva internazionale, l'imperialismo nelle nuove forme statuali che emergono nella competizione globale, la questione dello sviluppo delle forze produttive, i problemi della transizione. Bene, con questo incontro la Rete dei Comunisti apre una nuova fase di impegno, entrando nel merito di contraddizioni prodotte qui ed ora dal processo di crisi sistemica del capitalismo, appunto di cui accennava prima Dario, al fine di sviluppare un confronto diretto e aperto con militanti politici, sociali, sindacali, intellettuali e singoli compagni, con l'ambizione di formulare e condividere prime risposte e un orientamento generale da mettere a disposizione di chi si pone il problema di intervenire nel conflitto con un approccio di classe, in grado di inserire nelle lotte che vedono protagonisti gli immigrati elementi oggettivi di unificazione, ma anche con l'obiettivo di superare vertenzialismi e localismi che rendono asfittiche battaglie potenzialmente dirompenti. Ma andiamo per ordine, in maniera molto sintetica. Nel documento di convocazione di questo seminario abbiamo detto che l'attuale fase di crisi sistemica del capitalismo è il motore che alimenta l'aggressività militarista e le proiezioni di potenza. Le borghesie continentali europee si stanno cimentando da anni nella costruzione di un polo imperialista in grado di competere con il colosso statunitense e con le altre economie cosiddette emergenti. Il conflitto di classe attuato dalle classi dominanti del nostro continente è pianificato dalla Troica europea come guerra interna contro le classi sociali subalterne gestita dai governi locali attraverso semestre europeo, direttive, trattati, memorandum, fiscal compact e tutte le imposizioni che stanno distruggendo definitivamente il precedente modello di civiltà. La guerra esterna iniziata 25 anni fa con i bombardamenti in Iraq è in pieno sviluppo su tutti i fronti. I due tipi di conflitti si intrecciano tra loro in forme sempre più strette, investendo direttamente le metropoli imperialiste e quindi la strage di Madrid nel 2005, di Londra nel 2009, Parigi, determinando una spirale infernale atta ad alimentare sia le proiezioni di potenza e il bellicismo, sia lo sfruttamento e la repressione interna. In questo contesto l'impatto nei paesi occidentali dell'immane flusso migratorio indotto dalle aggressioni militari e dall'intensificarsi dello sfruttamento e la spoliazione di interi continenti sta divenendo una contraddizione lacerante per il polo imperialista europeo di carattere economico, politico, sociale, culturale ed ideologico. L'immissione di forza lavoro già qualificata e proveniente dagli stati laici arabi offre un'importante occasione competitiva per le caratteristiche del sistema produttivo dell'Unione Europea. Inoltre è un'immigrazione che si associa alla migrazione interna dai cosiddetti paesi PIGS, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, e dall'est europeo verso il nord Europa, che crea le condizioni ottimali di sfruttamento, producendo un livellamento verso il basso dei salari e incrementando la precarietà, condizione permanente per i lavoratori europei ed immigrati messi in perpetua competizione tra loro. Sul fronte della guerra guerreggiata, in 25 anni abbiamo assistito all'imposizione prima di proconsoli
occidentali nei paesi occupati e distrutti, uno per tutti Paul Bremer, a Baghdad nel 2003. Alla creazione di governi fantoccio, come quello di Amin Karzai in Afghanistan, alla progressiva disgregazione di interi sistemi statuali, fino alla creazione delle cosiddette terre di nessuno, funzionali al controllo dall'alto e dall'esterno da parte di droni, truppe speciali e intelligence occidentali. Quindi, il precedente e lungo processo di colonialismo, neocolonialismo, che ha attraversato due secoli di storia, si è ripetuto in un lasso temporale estremamente più breve. Oggi siamo in una fase nuova, però, nella quale le terre di nessuno divengono terre contese, a causa del protagonismo della Russia, della Cina, del polo arabo islamista a guida saudita e di altri soggetti che sono molto poco propensi a piegarsi ai voleri degli Stati Uniti, della NATO e dell'Unione Europea. 25 anni di guerra hanno lasciato sul terreno circa 2 milioni di morti, milioni di feriti e sofferenze immani per altrettanti, ma a differenza di altre epoche storiche non ha sortito i risultati sperati. Tutti gli indicatori economici, cioè la crisi cinese e dei paesi BRICS, la stagnazione economica, il crollo delle borse, le guerre commerciali e delle monete, i provvedimenti finanziari tampone, l'ultimo di Draghi, che preparano altre bolle speculative, evidenziano come la situazione sia oggi peggiore di quella determinatasi con la crisi dei subprime del 2008. La soluzione alla più grande crisi della storia del capitalismo necessiterebbe quindi di guerre ben più devastanti di quelle che abbiamo osservato e subito in questi 25 anni. Ma il problema è che il processo militare messo in moto non è più governabile né sul piano della guerra classica, come si vede nello scenario siriano, libico e ucraino, tantomeno su quello di un confronto nucleare, in una condizione nella quale i possessori di ordigni nucleari si sono moltiplicati, per cui la piccola Corea del Nord tiene in scacco da anni, no, l'imperialismo statunitense in Asia. Quindi, se lo sbocco naturale verso guerre risolutive è difficilmente praticabile, occorre riflettere sulle forme attraverso le quali i poli imperialisti e i paesi capitalistici rampanti tentano di adeguare le proprie politiche alla nuova situazione, a fine di trasformare le contraddizioni in potenzialità di rilancio. Sicuramente il keynesismo di guerra, anche per almeno per il corto periodo. La spesa militare mondiale, premiata dagli Stati Uniti, è risalita in termini reali a livelli della guerra fredda, circa 5 miliardi di dollari al giorno. E noi non siamo messi male da questo punto di vista, perché la spesa militare italiana è al 12° posto mondiale e ammonta a circa 85 milioni di euro al giorno. Altra risorsa strategica, la gestione del più grande effetto collaterale delle guerre e dello sfruttamento intensivo dei paesi della periferia, attraverso appunto l'inserimento selettivo nel mercato del lavoro del flusso biblico di migranti. Quindi in un'epoca di restringimento dei mercati di sbocco si crea l'opportunità di ricollocare le produzioni fino a ieri delocalizzate all'estero, che oggi possono essere riportate nella dimensione continentale, fenomeno che sta avvenendo non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, definito dagli economisti come back rationing. Entriamo quindi nel merito dello tsunami immigrazione, proponendo alla riflessione e al dibattito alcuni dati e numeri utili alla nostra comune analisi. Nel 2014, per la prima volta nella storia, il numero mondiale di migranti forzati ha sfiorato i 60 milioni, con un aumento annuo di 8 milioni. Questi sono dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Di essi 2/3 sono sfollati interni, 38 milioni secondo il Norwegian Refugee Council. Il restante terzo di richiedenti asilo, 1.800.000 persone, e rifugiati, 20 milioni. Un fenomeno che interessa tutto il mondo, ma che nell'area geopolitica euro-mediterranea assume i connotati di un vero terremoto politico, sociale, economico e militare, come vediamo tutti i giorni. In Europa le persone con una cittadinanza diversa da quella dei paesi di residenza ammontano a circa 35 milioni, con una incidenza di oltre il 7% sulla popolazione totale e con una ripartizione diseguale in quanto alle provenienze. 14 milioni sono cittadini dell'Unione Europea,
21 milioni sono invece quelli provenienti da paesi terzi. Nel 2015 la Siria è divenuta il principale paese di origine di questi ultimi, 3,9 milioni di persone, superando l'Afghanistan con 2 milioni e 600 mila persone e la Somalia 1 milione e 100 mila. Come l'Unione Europea sta affrontando questo fenomeno senza precedente sotto gli occhi di tutti? Appunto, accennavo prima all'accordo di ieri, per cui da domani ci sarà il rientro, almeno in base a quell'accordo, il rientro forzoso dalla Grecia verso la Turchia e lo scambio incredibile, per cui per ogni rientro ci sarà un siriano che va verso l'Unione Europea. È una cosa incredibile, però questi sono i dati, alcuni dati, insomma, di questo accordo vergognoso, con una dittatura feroce che conosciamo tutti, appunto. In Europa le persone con una cittadinanza diversa da quella del paese di residenza ammontano a circa 35 milioni, appunto, e quindi sono oltre il 7% della popolazione, come dicevo. Ma andiamo avanti. Come dicevo, l'Unione Europea sta affrontando in questa maniera, insomma, no, la contraddizione. L'iniziale rappresentazione mediatica degli sfollati dalle guerre, accolti a braccia aperte nel settembre 2015, deve oggi fare i conti con le contraddizioni interne ai vari paesi europei, che chiudono le frontiere stracciando nei fatti il trattato di Schengen. Le immagini dei migranti che passano le frontiere con la bandiera blu dell'Unione Europea e la fotografia della Merkel ricordavano scene di propaganda di altri tempi, sulle quali la cancelliera si sta giocando una partita politica di primaria importanza, che ne nasconde appunto una di ben più ampia portata, attinente alla trasformazione del mercato del lavoro e alla competitività del più potente tra i paesi europei. La sconfitta della CDU, il tracollo dell'SPD e l'affermazione della destra populista dell'AfD nelle ultime elezioni tedesche dimostrano come la questione migranti ha assunto oramai i connotati di una bomba a orologeria, che se mal gestita scoppia nelle mani di esecutivi che rischiano di perdere il governo di paesi guida come la Germania, dove si stanno determinando le stesse condizioni politiche createsi recentemente in Spagna e in Portogallo, dove l'instabilità istituzionale non aiuta certo la realizzazione dei piani di aggiustamento strutturale che la Troica appunto intende imporre a tutti i paesi, compresa la Germania. Le tragiche immagini che ci provengono dal confine tra Grecia e Macedonia, la ferocia dei governi dell'est europeo contro i migranti, la decisione del governo danese di sequestrare ogni bene ai profughi, i 6 miliardi alla dittatura turca per la gestione dei flussi migratori ed altre barbarie in corso d'opera rappresentano plasticamente il baratro di civiltà nel quale è caduta l'Unione Europea, sorretta soltanto dall'ideologia, appunto. No, devi tornare indietro. Di fronte a questa situazione drammatica e apparentemente senza via d'uscita, il grido d'allarme che proviene dalla Troica europea è il solito: è a rischio il futuro dell'Unione Europea. Questa frase sarà probabilmente ricordata come lo slogan che accompagna la storia del processo di integrazione del polo imperialista europeo. Anche nel caso della messa in discussione del trattato di Schengen da parte dei diversi paesi investiti direttamente dal flusso migratorio, i toni usati dai burocrati di Bruxelles e dai vari capi di Stato sono drammatici e catastrofisti. Ma a togliere il velo di ipocrisia che cerca di nascondere le oscenità del delicato passaggio nella vita interna dell'Unione Europea ci pensa Emanuele Parzi, analista del Sole 24 Ore, che in un suo recente articolo scrive testuale: l'accordo di libera circolazione delle persone intendeva consentire la costruzione di quel mercato unico in cui, dopo le merci e il capitale, anche il lavoro potesse muoversi senza vincoli eccessivi. Non è in gioco l'abolizione di Schengen, ma la presa d'atto che è inverosimile lasciare muovere liberamente per il continente centinaia di migliaia di persone in fuga da guerra e miseria, applicando loro regole concepite per la circolazione di un fattore di produzione, il lavoro. Il problema è quindi la razionalizzazione dei flussi migratori all'interno delle compatibilità e delle esigenze del mercato.
riducendo il costo del lavoro sia per gli immigrati sia per la manodopera europea, al fine di rendere complessivamente più competitivo a livello mondiale il sistema produttivo continentale e quello tedesco in primo luogo. Ora vediamo i paesi dell'Unione Europea che ospitano oltre i 3/4 del totale dei migranti. Germania 7 milioni, Regno Unito e Italia 5 milioni ciascuno, Spagna 4 milioni e 7, Francia 4 milioni e 200 mila. Mentre nei grandi stati centro-orientali l'incidenza degli stranieri continua ad essere marginale, 0,3 in Polonia, 0,4 in Romania, eccetera. Vediamo ora alcuni dati indicativi del contesto italiano. Secondo stime del dossier statistico immigrazione, la presenza straniera regolare ammonta complessivamente a 5.421.000 persone. Gli immigrati incidono sulla popolazione complessiva per un valore superiore alla media europea, e cioè l'8,2% rispetto al 6,2%. Tra gli stranieri residenti in Italia, i non comunitari sono i più numerosi, 3,5 milioni di persone. Sebbene sia rilevante la provenienza europea, 2,6 milioni di persone, dei quali quasi il 60% cittadini dei paesi dell'Unione Europea, 1,5 milioni. Dall'altra parte, gli italiani residenti all'estero censiti sono 4 milioni 637 mila, ma secondo le anagrafi consolari superano di poco i 5 milioni. Questo dato nel 2014 è cambiato. Gli italiani residenti all'estero sono aumentati più degli stranieri residenti in Italia, più 155.000 nel primo caso, dati della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, più 92.000 nell'altro, dati Istat. Focalizziamo ora l'attenzione sul posizionamento nel mercato del lavoro dei migranti, sul loro tasso di sindacalizzazione e su alcune caratteristiche in merito alla loro conflittualità. I migranti occupati sono 2.294.000, cioè il 10,3% della popolazione attiva. Sono suddivisi in agricoltura per il 5%, nell'industria per il 29,2%, nei servizi per il 65,7%. La differenza media retributiva è del 26,2% in meno per i lavoratori immigrati rispetto agli italiani. Il tasso di disoccupazione per gli stranieri è del 16,9%, per gli italiani del 12,2%. Leggiamo dall'introduzione del rapporto della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. La quasi totalità dei lavoratori stranieri svolge un lavoro dipendente e più del 70% con la qualifica di operaio. La profonda segmentazione professionale, schiacciata su profili prettamente esecutivi, determina la scarsa presenza di lavoratori stranieri tra i ruoli dirigenziali. Poco meno del 40% percepisce un salario fino a 800 euro. Solo il 2,5% dei comunitari e appena lo 0,6% degli extracomunitari supera i 2.000 euro di stipendio. Però senza il contributo della forza lavoro straniera l'occupazione farebbe segnare ulteriori contrazioni. Solo l'occupazione straniera cresce, mentre quella italiana cala. Altri dati importanti: nonostante il costante ricatto dello stato di minorità nella quale vive questa manodopera, il tasso di sindacalizzazione vede 1.092.615 immigrati iscritti ai vari sindacati, il 7,7% degli iscritti complessivi, di cui il 12,9% tra i lavoratori attivi. Nel testo di Sandro Mezzadra e Maurizio Ricciardi, dal titolo Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, uscite nel 2013, leggiamo che spesso i migranti protagonisti di lotte nei paesi di arrivo o di transito sono già stati politicamente attivi nel loro paese di provenienza. La tabella dell'INPS che vedete rappresenta il rapporto tra la crescita numerica dei lavoratori immigrati nei vari settori produttivi e le retribuzioni dirette e differite. Essa indica plasticamente il costante aumento del tasso di sfruttamento di questo settore nel mondo del lavoro, a un progressivo incremento della presenza numerica di questi lavoratori nei vari settori, non corrisponde un conseguente aumento di retribuzioni.
Occorre quindi evidenziare alcuni dati macroscopici risultanti da questo sfruttamento per le casse dello Stato italiano. Le entrate fiscali e previdenziali ricollegabili ai lavoratori immigrati sono di 16,6 miliardi di euro circa ogni anno, mentre le uscite sono di 13,5 miliardi. Il contributo al PIL nazionale di questo settore del mondo del lavoro è di 126.072 milioni di euro l'anno, mediamente, cioè l'8,8% del totale. Essi versano in media 8 miliardi di contributi l'anno, ma non riuscendo tutti a maturare il diritto alla pensione, l'INPS ha stimato che abbiano lasciato nelle casse previdenziali oltre 3 miliardi di euro di prestazioni. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, un altro dato importante, in 10 anni, dal 2003 al 2012, i ricoveri ospedalieri ordinari, pur aumentando gli immigrati del 161,5%, sono cresciuti solo del 52,6%, determinando un aumento complessivo dei ricoveri del solo 2,5%, dati del Ministero della Salute. Occorre infine evidenziare un altro dato importante, le rimesse dei migranti che vivono in Italia verso i paesi d'origine. Nel 2014 sono state di 5,3 miliardi di euro, dati della Banca d'Italia, un contributo importante contro la povertà delle loro famiglie e del loro paese. Se paragoniamo questo quotidiano sacrificio realizzato dai lavoratori immigrati alla spesa per la cooperazione allo sviluppo italiana, emerge ancora di più la ferocia del sistema di sviluppo ineguale imposto dal capitalismo. Infatti per la cooperazione il governo Renzi spende solo 2,9 miliardi di euro annui, che se mondati da sprechi e ruberie rappresenta il più basso contributo a livello europeo e occidentale. Quindi, concludendo, da questi dati possiamo trarre alcune indicazioni. Innanzitutto, la contraddizione italiana e immigrati va contestualizzata e liberata dalle trappole della propaganda. Gli immigrati equivalgono nel numero di migranti italiani. Non sono competitivi nel mercato del lavoro poiché di fatto coprono lavori e funzioni diverse dagli autoctoni. Quello che la cultura dominante ci propone è quindi una visione ideologica che avvantaggia chi trae beneficio dalla lotta tra poveri, da tutti contro tutti. Una delle vittime di questa ideologia è la sinistra europeista, che in questi anni non si è mai misurata con le vere contraddizioni che anche su questo tema cruciale si andavano accumulando, ancorata ad una visione mitologica di un'Europa dei popoli. Questa sinistra non è solo disarmata di fronte agli scenari che si stanno determinando, ma introietta e propone regole e orientamenti che governano e guidano la costruzione del polo imperialista europeo, che trasuda con tutta evidenza eurocentrismo, colonialismo, razzismo e guerra, come dimostra plasticamente il governo greco di Syriza, il quale da una parte stabilisce accordi economici e militari con Israele, che sostiene ai confini del Golan l'ISIS, e al recente vertice dei ministri della difesa dell'Alleanza Atlantica richiede il coinvolgimento diretto della NATO nel Mar Egeo, che si avvicina ancora di più alle zone conflittive. Dall'altra sostiene le decisioni dell'Unione Europea che, utilizzando strumentalmente l'accordo di Schengen e il regolamento di Dublino, condanna migliaia di rifugiati ad essere intrappolati in Grecia contro la loro volontà. Dunque, la battaglia sul terreno dell'ideologia si dovrà misurare anche con nemici per così dire interni, per dimostrare con i fatti l'interesse di classe comune tra immigrati e italiani. Non è la prima volta nella storia del movimento operaio del nostro paese che gli ultimi agiscono non da loro specifico, ma da un punto di vista generale, rompendo così quell'isolamento che le classi dominanti vogliono imporre. È sufficiente da questo punto di vista citare e ricordare l'impatto che ebbe nel conflitto di classe a cavallo tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso il protagonismo dei migranti provenienti dal sud Italia, educati al conflitto da lavoratori, operai, comunisti, dirigenti sindacali che si erano formati prima nella lotta di liberazione contro il nazifascismo e poi nella lotta di classe contro i governi democristiani e del centrosinistra di allora. Un tale processo è però possibile solo a condizione che le organizzazioni di classe del nostro paese se lo pongano
concretamente come obiettivo politico, sindacale e socioculturale. Quindi non ci possiamo limitare alla battaglia contro la destra e il razzismo, che va fatta con determinazione e con forza, né rimanere però imbrigliati nelle secche del buonismo umanitarista, che è l'altra faccia del segregazionismo. Se è vero che il sistema pensionistico e il welfare italiano è sostenibile grazie al lavoro degli immigrati, esistono oggettivamente terreni di battaglia comune. La contraddizione che ci viene rappresentata mira esclusivamente a rompere e frammentare un possibile fronte unitario. Quindi connettere le lotte e i bisogni dei migranti nel più generale scontro di classe in corso, inserendo nel conflitto che vedono protagonisti gli immigrati elementi oggettivi di unificazione. Questo riteniamo sia il compito per chi come noi intende sviluppare l'unico processo reale di emancipazione e di inclusione dei lavoratori i migranti nella società, e cioè il conflitto di classe. Grazie.